Parliamo di denaro? Spesso l'argomento soldi è un tabù e forse lo è ancora di più negli ambienti cristiani. Ma Gesù stesso ha parlato molto dei soldi, molto di più di quanto uno se l'aspetta. Su 38 parabole riportate nei Vangeli, 12 parlano di soldi o di possedimenti. Altro che tabù! Così, nei prossimi giorni vorrei parlarti attraverso una parabola il cui significato è rimasto a lungo misterioso per me. La parabola del fattore infedele, Luca 16, 1-13. Per oggi ti invito solo a interrogarti su come ti senti quando si parla di denaro. Lo trovi normale? Ti offendi se qualcuno ti chiede dei soldi? La domanda non è banale, perché quasi tutto ha a che fare con il denaro. Se usi qualcosa, probabilmente l'hai comprata. Se lavori, è per ricevere la dovuta ricompensa. Le bollette, le tasse, non si possono evitare. Il rapporto con il denaro ha un'influenza in ogni area della vita ed è proprio per questo che se non ti senti a tuo agio nel parlarne, ti invito ad approfondire la questione, cosa che faremo nei prossimi giorni. Lo scorso anno tutta la squadra di Un Miracolo Ogni Giorno è rimasta piacevolmente sorpresa della vostra generosità, che è andata al di là di quanto si potesse immaginare. Le donazioni raccolte ci hanno addirittura permesso di aiutare a finanziare il lancio di Un Miracolo Ogni Giorno in India. Che bello! Grazie di cuore! Desideriamo fare crescere e sviluppare Un Miracolo Ogni Giorno e questo ministero sempre di più, in modo che possa essere di benedizione per il maggior numero di persone possibile. Intanto, se vuoi già contribuire con un dono, lo puoi fare cliccando sul link che trovi in calcio alla mail. Fallo solo se è ciò che desideri. Un Miracolo Ogni Giorno è gratuito e lo riceverai finché vorrai, anche senza contribuire. Non sei affatto costretto. Possiamo parlare di denaro? Grazie di esistere. Emmanuel Go.